Nonostante gli ultimi arrivi, il Giulianova deve arrendersi ad un campo basso mai così operaio in questa stagione, come si è visto oggi al Fadini. E dire che i giallorossi, senza Giorgini squalificato, nel corso dei 90 minuti e più, hanno dato spazio a tutti i nuovi innesti, quelli che dovrebbero rilanciare le speranze di una salvezza difficile, ma non impossibile. Senza Bucchi e Censori, che hanno rescisso in settimana, i molisani ridimensionati la gara esterna l'approcciano bene, anche se il Giulianova parte meglio. Di Stefano all'ottavo gira verso Capuano di testa, senza impegnare l'estremo ospite, non scalfito nemmeno dal sinistro a giro di Pellecchi al dodicesimo. Ma i molisani salgono di livello e la ripartenza di Todino al quarto d'ora sarebbe letale se sul suo passaggio Alessandro impattasse il pallone invece di ciccarlo clamorosamente. Il campo basso c'è, si vede. Al 25esimo il diagonale di Orlando Aquino impegna Ursini alla risposta, che tuttavia diventa un assist proprio per Todino. Porta spalancata e tap-in facile facile per il numero 10 rossoblù. La riscossa, anche se non proprio veemente, del Giulianova passa per Emili, che tra il 32esimo e il 34esimo prima non trova la porta, poi è murato dalla coppia centrale Gattari-Ferrani in maniera disperata. Fine primo tempo con i molisani che raddoppiano con Alessandro, ma con Aquino in fuorigioco. L'assistente De Chirico si accorge che la punta disturba Ursini e annulla giustamente la rete. Giulianova, che nel finale di tempo protesta per un fallo in area di Lenoci su Pellecchia, l'esterno cade a terra, ma Santoro rileva la simulazione dell'ultimo arrivato e lo ammonisce. Nella ripresa entra Alessandroni per uno spento Marzucco, Giulianova a trazione decisamente anteriore, ma la reazione proprio non arriva. Anzi, al 54esimo Todino, partito in posizione dubbia, spara centrale su Ursini. 4 minuti e Valentini trova a centro area la voleta, ottima posizione di Aquino, violenta, ma a lato. La sveglia, quando mancano 9 minuti al termine, prova a suonarla Silvestri, destro dalla distanza, che non fa male a Capuano, esattamente come il mancino di prima intenzione di Pellecchi all'83esimo. Nel campo basso intanto era entrato Fiore per Alessandro, col Vastese che va vicino al super gol a 2 dalla fine, direttamente da calcio d'angolo. Parabola arcuata che si stampa sul palo. Finale con nuove proteste giallorosse per l'intervento quantomeno scomposto di Capuano su Di Stefano, che Santoro però giudica ancora una volta regolare. Finisce 0-1 dunque. Le due squadre sembrano ancora un cantiere aperto, ma il Giulianova presto potrà contare anche su qualche nuovo innesto. Perché, per quanto difficile possa sembrare, in casa giallorossa alla salvezza credono davvero. Sì, un successo che aspettavamo da parecchio. Avevamo sempre fatto le buone prestazioni fino adesso, ma non riuscivamo a contabilizzare con la vittoria. Oggi abbiamo fatto una buona partita su un campo molto difficile, io qui ci sono stato, so cosa significa giocare al Fadini con l'ambiente che c'è, quindi ultimamente la squadra di Giorgini stava facendo molto bene, domenica a Fermo è andato 2 volte in vantaggio, temevamo molto questa partita perché giocare a Giulianova in un ambiente che respira calcio da anni è sempre molto difficile. Abbiamo vinto e ci portiamo a casa questa vittoria, come ha detto lei, meritatamente, perché potevamo fare qualche gol in più, però alla fine, sai, se non chiudi la partita diventa anche difficile portare a casa la vittoria. Alla fine ci hanno anche messo sotto con qualche cross, è sempre rischioso, però alla fine credo che meritavamo di portare a casa questi 3 punti. Senta mister, allora la questione Bucchi che è andato via, anche Censori, ci sono dei giocatori che si allenano ma sono praticamente fuori squadra, ecco, come il Campobasso può uscire da questa situazione un po' complicata, mettiamola così? La domanda è di Jacopo, io credo che i giocatori che vogliono andare via da una società non possono essere trattenuti perché non fanno il bene di quella squadra, quindi a me è dispiaciuto che è andato via Andrea come Andrea Censori, tutti i giocatori importanti che con me avrebbero giocato e stavano giocando, però davanti a certe scelte dobbiamo adeguarci, come hai detto tu ci sono ancora altri giocatori che non stanno bene a campo basso, non si sono ambientati, non trattengo nessuno, l'ho detto dal primo giorno che sono venuto a campo basso, voglio gente che lotta, voglio gente che si sacrifica. E chi non è stato bene a campo basso, chi non vuole stare a campo basso verrà sicuramente sostituito da giocatori all'altezza, o se non sono all'altezza come nome sicuramente saranno all'altezza come sacrificio e come volontà. Ma c'è Fiore che ha espresso l'intenzione di ritornare in Liga Pro, oggi però comunque era un ragazzo eccezionale, un giocatore che comunque si è messo a disposizione per poter darci una mano fino alla fine. Adesso vediamo un giocatore importante, un giocatore che ha fatto altre categorie, però in questo momento c'è anche altre richieste. Ripeto, se avessi potuto non avrei messo nessuno dei desaparasidos, no? Però purtroppo si è creata questa situazione e voglio andare avanti con il gruppo che poi mi seguirà fino alla fine. Siamo stati un po' sfortunati e mi voglio lamentare degli arbitri perché ancora una volta io mi trovo a dovermi leccare le ferite per colpe non nostre. C'era un rigore,
ci ha dato 5 cartellini gialli, che due, se ne dava due era già troppi, e quindi purtroppo questo è un dato di fatto. Ti riferisci al calcio di rigore nel primo tempo o nel secondo su Di Stefano? Nel primo tempo sicuramente quello non si poteva dare assolutamente, perché comunque quello è entrato in area con una bellissima giocata e il difensore l'ha atterrato. Quindi cioè, un po' come quando il famoso rigore dell'Inter su Ronaldo, no? Cioè, come fa uno a dare un cartellino giallo lì, è una follia. Però anche il secondo tempo su Di Stefano addirittura dicono che ha preso prima la testa e poi la palla, quindi è rigore. Oggi Ganci in gol con la Maceratese e Galli con il Monticelli titolare. Galli ce l'aspettavamo, Ganci invece c'è... è stata una mazzata, perché da adesso in poi non lo potremo prendere, quindi il fatto che lui oggi ha giocato significa che non hanno intenzione di cederlo in Serie D, possono trasferirlo solo tra i professionisti, quindi dobbiamo iniziare a lavorare per un colpo davanti, perché comunque davanti ancora dobbiamo aggiustarci. Quanti giorni di tempo vi date per l'arrivo dell'attaccante questa settimana? Io me lo auguro questa settimana, però ecco, ripeto, già domenica noi dovremmo andare su a vincere la partita assolutamente, perché comunque avremo tutti a disposizione, mi auguro, e quindi con Giampaolo, Pellecchia, Di Stefano, Alessandroni, comunque l'organico offensivo è un organico che può far male a tutti, secondo me.